c'era la voglia di mettermi in proprio, cercando di abbinare la mia passione per i viaggi e per gli ostelli che vedevo viaggiando. Mi sono occupata sin dall'inizio dell'integrazione di Permicro in BNL. In questo momento di particolare crisi, il microcredito è una risposta potentissima per far ripartire l'economia. Loro non hanno valutato ciò che non avevo, quindi i requisiti, ma hanno valutato il potenziale che poteva avere il Google Ostello. Da quando hai presentato il progetto a quando sei riuscita a ottenere il finanziamento e quanto tempo è passato? Beh, il bello del microcredito è anche questo, che è rapido. È stato un po' come inserire la chiave ed avviare la macchina, perché avevo tutto pronto, però non c'era nessuno che metteva la benzina. La Fratelli Grillo è composta da due soci, io e mio fratello. Questa ditta però è stata fondata 38 anni fa da mio padre. Noi circa un anno fa, come molte aziende in questo periodo, abbiamo avuto dei momenti di crisi. Qualche mese fa mi ha chiamato il responsabile artigiancassa di Ancona e mi chiamò per raccontarmi di questa azienda. Abbiamo conosciuto Loris, ci ha dato subito fiducia e tramite Permicro abbiamo iniziato questa nuova avventura. Permicro valuta le persone e il progetto. I due ragazzi avevano scelto di mantenere la storia del padre. Questo aspetto più etico mi era piaciuto molto. Adesso siamo io e mio fratello e funziona. Devi essere bella e buona, cucinata bene, bella rotonda, bronzata, non è brosciata. Così la bellezza della vita. Io mi occupo di microcredito. Ciao Demian. Ciao Aide, tutto bene? Sì. Abbiamo fatto il calcolo cosa incasso, cosa spendo. Era con 20 Aidi. Ero uscita a tenere che mi danno il prestito. Mensilmente incontro Demian e facciamo un punto della situazione, di come stanno andando gli affari. Magari cerco il locale più grosso che faccio una saletta vicola. Con l'aiuto della banca del Permicro mi danno un altro prestito, andiamo avanti. Lui è sempre proiettato sul futuro. Secondo me il futuro di Demian sarà un ristorante. Demian, secondo me, è uno che ce la fa. La passione per la musica c'è sempre stata. E da lì, nel 2006, nasce Beatpick. Ma dopo un anno Beatpick crollò. Poi incontrammo Permicro. Anch'io mi sono trovato nella situazione di Davide. Permicro è nata nel 2007 come una startup innovativa. Nel 2011 cercava un partner industriale e BNL ha deciso di diventarlo. Quando noi siamo venuti da voi, la cosa si è chiusa in 4-5 settimane ed è fondamentale, soprattutto quando si è giovani, avere dei percorsi chiari, trasparenti, veloci. E i 15.000 euro hanno poi aiutato un team a fare un percorso importante. Permicro cerca di riproporre le condizioni che sono un'opportunità economica e qualcuno che ti dica: guarda che ce la fai, vedrai che ce la fai.